Mi dice, mi dice il no, volevo sapere una cosa, ecco, il ma il signor Bruno a Natale cosa le ha regalato? 2 chili di farina di riso. E siccome lì per lì e dopo il pranzo, dopo il pranzo non avevo, dopo il pranzo non avevo capito che era proprio farina di riso, cioè, ma sarà cocaina. Come va fatta questa cosa? La famosa brown sugar. È quello, era anche leggermente scurina, come non nei film che è veramente brutta. Questa ti dava l'idea. Questa come va fatta? Forse ci siamo, eh. Era molto buono. Io mi vado a sniffarla, ragazzi. Ma l'effetto è lo stesso, ti fa fare delle cate la mattina. Ci abbiamo. Tornare sull'argomento iniziale. Sulla cordata dell'Italia, qualche indiscrezione ci ha fatto il suo nome accanto a quello di Pier Silvio. Sì. Abbiamo avuto un passato uguale, ecco, volevo dire questo. Abbiamo lo stesso terreno di cultura, la stessa comunista possibilità. O anche... comunista! Siamo tutti uguali. E scusi, papà è che sono diversi. No, io posso dire, lei è un bolscevico. Io... Lei. Io me lo dico chiaro, è alle corde, tempi quando c'erano bolscevichi. Lei è uno sporco comunista marxista. Massimalista. Sono fascisti, possono scegliere la camicia nera. Un anno gusto, sta bene su tutto. Rossa! Rossa! Vivo vermiglio! No, nera, nero come? Nero è nero, lasciate. E poi paradossalmente quando parli di nero ti viene bianco. Bianco nero. La va bene dei troiai, del ladri, rosso, Liverpool, Manchester, il Perugia. Ci parli della Juventus, che so che lei è un grande tifoso, sì, di Agnelli, stato, della famiglia Agnelli. Agnelli, e di Moggi specialmente. Moggi mi è piaciuto molto, soprattutto nell'ultima fase, perché è stato coerente con quello che doveva fare. Ha deciso, siccome era un uomo del Torino, in 10 anni aveva detto rimanderò la Juve in B, e ce la fa, io sono contento. Grazie Moggi. Il problema dei Cassini. Che so che la destra ha rilanciato il fatto di poter rilanciare e riaprire i casini in Italia. So che la sinistra non è molto d'accordo. Lei cosa ne pensa? Io non sono d'accordo, soprattutto perché sono un uomo di fede. Sento! E anche un gatto! Sono un uomo di fede e questo argomento a me mi tocca anche perché per un discorso più... più diciamo religioso che morale. Ma religioso che? Scusi, lei ha sempre detto che non è credente. Io credo in qualcosa di là. Ma cos'è che in cosa crede con lei? Cosa? In cosa crede? In che cosa credo? Ma allora lei vorrebbe dire che il Torino è una fede? No, dai, Gesù. No, dai. Allora, ha mandato più a me Gesù Ferrante. Ragioniamone bene. Te poi a livello tangibile. Ma insomma, lei tagliando corto, sarebbe d'accordo sull'apertura dei casini o no? No, io non sono d'accordo. Perché? C'è da pagare, non sono d'accordo. Se c'è da aprirli così, a piacersi, a papà un po' di franella. Può andare bene. Può andare bene. La mossa della destra, per riaprire i casini, hanno estremesso casini, lei come la vede? No, vedi c'è già un controsenso. Ma poi mi sembra un po' come il lancio del non si paga l'ICI di Berlusconi. Che è tutta roba che devi pagare in qualche maniera. O le paghi di soldi di telefonate, capito? Secondo lei Cassini ha fatto bene a uscire da Berlusconi? Ha fatto benissimo. E la destra? La Santanchè cosa ne dice? Una grande fia. Altre domande su Berlusconi? No, io lo sapevo. Secondo lei, da quello che ho capito, tutto quello che esce da Berlusconi è buono. Non ha sbagliato un colpo. Per farci vedere veramente quello che è. Allora, volevo fare un commento su tutti i politici, va bene? Mi raccomando, un riassunto lesto, veloce. Le dico solo un aggettivo. Veltroni. Statico. Berlusconi. Statico imbalsamato. Bertinotti. Incravattato. Di Pietro. Di Pietro, no. Impalato del capivo. Casini. Mi piace Brizzolato. Santanchè. Santanchè mi piace più. Fini.
Fini starebbe bene con una permaventina, sai? Il capello mosso. O con la retina, anzi. Perché secondo me dorme con la retina. Bossi? Bossi! Bossi, va bene il lato destro, muovesse un po' più il sinistro. Che gli farebbe buono il sinistro. Alla bocca, sai? Il leader dei grilli parlanti. I grilli parlanti. Cosa fa su? Che grilli parlanti. E quelli che hanno rubato il grillo, no? Siamo tutti grilli parlanti. Comunisti lavoratori. Io sono per i poeti stanchi. C'è il partito dei poeti depressi, scusami. Com'è i poeti depressi? Votate poi. Ora vorrei che domani ci... No, fino a mezzanotte ci possiamo. Ci possiamo. No. Partito stanco. Poeti depressi. Cioè, alla Camera o al Senato? No, vogliamo andare alla Camera. Senti più da Camera. Da Camera. Noi siamo sempre. Tipo concerto da Camera. No, da Camera da letto. Siamo più da comodino, ma va bene anche la... Allora ascolti, io le posso solamente augurare una buona campagna. No, no, un commento. C'è l'ultima. Su Pecoraro Scanio, Pecoraro è il leader dei... Di che è? Di... Pecoraro Scanio. È il leader dei... Dei... Di che? Dei... Dei... De Verdicchio. Vermentino. Vermentino. Dei verdi, verdi come terra, draghi, Dio. Lei allora è molto in sintonia con Pecoraro Scanio. Pinocchio. Ma lo vede tutte le sere lei? No, tutte le sere no. Il sabato e la domenica passo con la mia moglie. Adesso cerco di guardarlo come perché c'è dei momenti che io non lo so se vi è capitato. Dico dei mostri. Ma come? Da lontano si... Ma quando sono... Verdi, Dio! Dei mostri, draghi, Dio! Allora noi possiamo dire che lei è dei verdi. Dei verdissimi. Allora non faccio altro che augurare una buona campagna elettorale. Ai verdi! Allora, arrivederci, grazie. Poi che cos'è? Cioè, poi questo è il Tarducci e lo fa levitare 24 ore qui. Erano 24 secondi, ma va bene. Il tempo è relativo, lo sappiamo. Poi la cosa che colpisce di questo buccellato, a parte che lo usava Rocky Balboa, è la leggerezza, no? Questo qui, per battere il record di immersione, Maiocca ne mangiò tre fette in successione, in 13 secondi, e arrivò a 180 metri con le fiamme dalle parti sotto il mare. Per risalì vomitò. Non è possibile, questo grande, sembrava anoressico. Invece tu vomita due di fingona di inversione, mangiò anche un calamaro gigante, no? E risalì. È leggero da morire. Questo qui, questo qui praticamente lo usano anche Fabrizio. Fabrizio, questo qui è il dolce più famoso di Trieste. Quando c'è la bora, lo metti in tasca. O la tieni sotto la lingua, per tutto di fetta. Lo metti in tasca. Questo qui è praticamente lo utilizzano anche per le Olimpiadi. Il nuovo lancio del disco. Io credo che non sia abbattuto i 25 metri. Sicuramente. E poi in realtà poi si mangia bene. Accompagnato soprattutto con un buon bicchiere di acquaragia o diluente. Ho lasciato del citrico per praticamente 24 ore. Te lo sai che ora quando ti dite la Barbara ti odierà tantissimo. No, Dili che scherzi perché sennò si incazza. Lo dico in portoghese perché quando lo mangi si arrovella la lingua.